Gesù quel giorno stava seduto fuori dal tempio, vicino alla cesta che serviva a raccogliere le offerte delle elemosine, e osservava. Arrivò una persona ricca che tirò fuori tante monete dalla sua borsa. Le lasciò cadere con un gesto ampio, dall'alto, e le monete, cadendo le une sull'altre, fecero din din din. E tutti, a questo suono, si voltarono e si dissero: Hai visto quello? Hai visto quante monete ha gettato nel tesoro del tempio? Lui sì che è bravo. Lui sì che è generoso. E chissà com'è ricco. poi arrivò una donna. Era vedova, lo si capiva perché era vestita di nero e certamente povere. In tasca aveva solo poche monetine, due spiccioli, che più o meno corrispondono ai nostri 50 centesimi. Avrebbe potuto comprarsi del pane e stare tranquilla per il pranzo e la cena di quella giornata, ma aveva deciso di portare anche lei la sua elemosina. Preferì digiunare per quel giorno e offrire il suo piccolo dono a chi aveva meno di lei. Lasciò cadere nel tesoro la sua monetina, che naturalmente non fece rumore, piccola com'era, e nessuno si accorse di quella piccolissima offerta. Nessuno se ne accorse? Beh, Gesù sì. Secondo voi, bambini, chi fu ammirato e lodato da Gesù? L'uomo ricco che non si era privato poi di molto e voleva, più che fare elemosina, essere ammirato per il suo gesto? O la povera vedova che invece aveva offerto tutto con umiltà? Cari bimbi, avete visto come Gesù ci osserva? Avete notato come nel suo silenzio si è accorto del gesto d'amore della donna? Nel suo racconto Gesù fa notare ai suoi discepoli come ogni giorno, ogni momento della nostra vita, siamo osservati nei piccoli gesti. Sicuramente nella giornata ci sono istanti in cui siamo veramente indaffarati, abbiamo molti impegni da portare a termine e proprio in quel momento la mamma ci chiama, chiedendoci di aiutarla. Oppure arrivano i nonni a casa a trovarci perché vogliono passare qualche istante assieme a noi. Molte volte le risposte sono di malavoglia. Aspetta un attimo, ora non ho tempo, sono indaffarato, arrivo. 5 minuti e scendo e sbrigo ancora due cose e sono da voi. Magari salutiamo i nonni con un debole sorriso, nascondendo i denti. È in quel momento che invece bisogna donare un sorriso ampio verso i nonni o aiutare la mamma nella sua richiesta. Non ci costa nulla, perché doniamo con un piccolo gesto il nostro amore. Aiutare e donare tutti noi stessi è un piccolo sacrificio che non potrà mai essere acquistato con tutto il denaro del mondo. Ricordiamoci che non serve sempre sentirsi dire che siamo i più bravi, i più belli, i primi in tutto, i migliori su qualsiasi cosa, perché vogliamo solo apparire, vogliamo mostrarci davanti a tutti come i primi. Sono i piccoli gesti fatti con il cuore a contare davvero.